Buonasera, tutto bene? Niente, oggi vado lì per comprare l'album della Champions. Dopo ritorno a casa, mi guardo il Late Show di Michael Pepe Silani. E niente, questo è tutto. Saluta, andò! Amici, benvenuti a un nuovo episodio di credo di aver finito tutti i palloncini. Comunque, bando alle ciampa. Il nostro ospite di oggi è eccolo qua, è un costume, non è Andres Diamond. Ciao, ciao Michael. Ciao, per me è un onore averti qui, Andres. No, esagerato, per me è un onore farmi ospitare da te, perché come ti ho detto dal vivo, la prima volta che ci siamo visti mi fai molto ridere. Detto così può sembrare un insulto, dici, tu, sì. Invece su Facebook i tuoi post mi fanno molto ridere. Grazie mille. La prima domanda, che è quella che faccio a tutti, è: presentati a chi non ti conosce. Mi aspettavo qualcosa tipo quanto pesi, perché mi sono appesato giusto ieri. Quanto pesi? 100,2. Ah. Visto che l'ho fatto per pesare il mio cane, che era vicino a me, l'ho preso in braccio e il peso combinato del nostro tag team raggiunge i 140 kg, quindi insomma saremmo difficili da affrontare. Beh, poi se riesci te lo presenti. Assolutamente, di là che dorme, ma più tardi sicuramente te lo chiamo. Va bene. Tornando a prima, quindi chi è Andres Diamond? Andres Diamond, anche se non mi piace parlare in terza persona, sono io, quindi la dico così, e sono un presentatore televisivo, speaker radiofonico, DJ, cos'altro, ovviamente wrestler, ed è il motivo principale per cui sono qui con te in questo momento, e non ultimo, anche ultimamente, pallanuotista. Mi sono dedicato a questo sport piuttosto che andare in palestra a pompare pesi di fronte a un muro. Ho deciso di allenarmi in questo modo. E soprattutto commentatore di NXT su Sky Sport, me lo stavo quasi dimenticando, telecronista sportivo su Sky Sport, anche se in quest'ultima settimana non ho fatto solo NXT, ho fatto, visto che i nostri colleghi Michele Pose e Luca erano negli Stati Uniti, e abbiamo fatto insieme a Salvatore Torresi Raw e SmackDown, le puntate post WrestleMania, che sono sempre spettacolari. Immagino un'emozione. Sì, bellissimo, è stato divertente e di brutto vedere tutti i lottatori che conosco, come perché li commento tutte le settimane ad NXT, debuttare nei roster principali. Vabbè, poi torneremo ad NXT più in là, te lo anticipo. Come ti sei avvicinato al wrestling? Come è nata la passione? Mi sono avvicinato al mondo del wrestling come tanti bambini della mia età, quando negli anni 90, nei primi anni 90, seguivamo il wrestling in TV e giocavamo con questi pupazzetti. Questo di Roddy Piper era quello più difficile da mettere in piedi, cioè è impossibile rimanere in piedi. Guarda, adesso ci provo, vediamo, facciamo un esperimento live. Farlo stare in piedi, sì, si riesce, ma poi vedi che basta un attimo. Cade a terra, come tanto Roddy Piper. Oppure questo, era Shawn Michaels. Guarda come sono cambiate le action figure nel corso degli anni. Mamma mia. Sono i due Shawn Michaels della storia. Leggermente diversi. Comunque è nata lì la mia passione, guardando il wrestling su Italia 1. E molti anni dopo, quando ho capito
che poteva essere qualcosa di percorribile anche da me in prima persona. Intorno ai 18 anni mi sono iscritto in una palestra di wrestling e da lì è cominciato tutto. Dopo una breve preparazione atletica mi sono trovato molto incline alla disciplina e ho debuttato nel giro di pochi mesi, circa 5 mesi, un tempo molto breve rispetto alla media. E concentrandoci di più sull'Andres Diamond lottatore, qual è stato il momento più bello della tua carriera, quello che ti ha fatto emozionare di più? Beh, ce ne sono stati molti, però sicuramente non posso non citare la prima conquista del titolo italiano alla Dispoli, in una piazza piena di gente perché eravamo all'aperto, contro Red Devil, Fabio Ferrari, che è ancora in attività, con cui sono ancora in ottimi rapporti, perché lui sta operando molto bene con la sua neonata federazione, la FIV, Federazione Italiana Wrestling. Comunque, grande match alla Dispoli, grande bagno di folla, ed era sarà stato penso il 2007, qualcosa del genere, ed è stato fantastico. Poi anche il post show dove venivamo veramente trattati da superstar. Un'altra domanda che mi girava per la testa è: come mai non stai viaggiando più? Che prima viaggiavi in Svizzera, in Germania, come mai non stai viaggiando più come prima? Beh, un po' perché ho un po' mollato l'assiduità di booking che avevo prima per tante ragioni, gli altri impegni lavorativi, ma anche perché adesso ho un tag team partner che non gradirebbe la mia assenza più di tanto. Eccolo qui. Ciao. È bellissimo. È il mitico cane alto che qualcuno, se segue le telecronache su Sky, dovrebbe aver sentito nominare qualche volta. Per fortuna, in questa puntata, il Monnezzico ha deciso di lasciarmi in pace, perché non so cosa sta facendo, e la cosa mi preoccupa, però mi ha lasciato un foglio in cui c'è scritto che ti devo chiedere sta cosa, e vuole sempre mettere in imbarazzo i miei ospiti. Ma vediamo se ci riesce, perché io sono uno col pelo sullo stomaco, eh. Va bene. Allora, proprio perché prima parlavamo del momento di NXT, mandiamo in onda questo filmato. Scimmie in regia, fate partire il filmato. C'è un aneddoto particolare, Salvatore, sulla musica di Aleister Black. Sono sempre stato convinto che dicesse "Do they deserve what truly God?" Invece dice no one is ever truly God. Cioè, tutt'altra cosa. Nessuno è mai... Nessuno è pienamente una buona persona. Ah, good! Good, però ha un accento particolare la canzone. L'ho scoperto solo guardando la maglietta di Aleister Black che indossava un mio amico Michael Pepsi Plunge, che saluto. Perché davvero sono rimasto scioccato. Io per una vita sono stato convinto che dicesse un'altra cosa, che era plausibile. Ecco, è stato bellissimo, però, perché... E com'è successo? Perché io... stavamo mangiando e lui era di fronte a me e mi guardava la maglietta. Io non capivo perché. Apriamo Aleister Black Stem Song Lyrics e confrontiamo il testo con quello che c'è sulla la resa. Mi sono reso conto della figura di merda internazionale che ho fatto nel corso. Ecco, quello che vuole è il Monnezzico, il bastardo. E per riparare a questa cosa di cantare la theme song nel modo giusto per chiudere anche la puntata. No, veramente vuoi farmi cantare la canzone di Aleister Black? È quell'idiota del Monnezzico che vuole sempre mettere in imbarazzo i miei ospiti. Scusami, però... Andiamo con un'altra figura di palta, quindi allora fammi cercare. Aleister. Nel frattempo, prima di chiudere col disagio, voglio ringraziare tutti quelli che stanno supportando questo progetto, che è ambizioso e allo stesso tempo difficile, perché comunque io ci sto investendo molto tempo e anche soldi. Bene, sono pronto e ho trovato il testo, se vuoi. Vai, io ti faccio la base, ok? No, man is never truly God! Che poi dice
secondo me. Poi gli americani capiscono qualcos'altro, però. No, cioè, vedi, non è facile neanche leggendola. Sì, tutta la pronuncia. Per questo io dico, ma porca miseria, Aleister Black, una canzone più semplice da comprendere. Grazie di tutto, Andres, anche per aver soddisfatto questa dose di disagio che devo per forza soddisfare. Salutiamo e ringraziamo anche gli amici della IWA di Frosinone, sì, che ci hanno permesso di incontrarci. Esatto, di questa puntata di The Fucking Show. Ti faccio salutare anche dal cane Alfio, aspetta. Alfio. Ciao a tutti. Anzi, come dico sempre su Sky Sport, saludos amigos. Monnezio! Se vuoi diventare un lottatore professionista, se vuoi diventare una leggenda come me, come il re, devi seguire i miei consigli, ma soprattutto i miei allenamenti, i miei disumani allenamenti, che ti aiuteranno a carcare il ring e forse a diventare il campione di qualcosa.